Si è da poco conclusa la cerimonia di commemorazione del 5º anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano. Era infatti il 18 gennaio del 2017 quando alle 16.49 una valanga si abbatté sulla struttura alberghiera qui a Rigopiano nel comune di Farindola, travolgendo l'hotel e spezzando le vite di 29 persone. Alle nostre spalle potete vedere proprio inquadrato dalla telecamera di Diego Martelli quel che resta dell'hotel Rigopiano. Al momento della tragedia all'interno del resort si trovavano 40 persone, 28 ospiti e 12 dipendenti. Si salvarono soltanto 11 persone, 11 superstiti che da allora ogni anno insieme agli amici e ai familiari delle vittime, ma anche insieme ai rappresentanti delle istituzioni e anche ai volontari e ai soccorritori che fecero il possibile per cercare di salvare più vite umane, si ritrovano ogni anno qui a Rigopiano proprio per ricordare i 29 angeli di Rigopiano. Gianluca Tanda, presidente del Comitato delle Vittime di Rigopiano, il ricordo cosa significa oggi? Beh, ricordo, noi lo viviamo tutti i giorni in casa, parliamo dei nostri cari al presente, è chiaro. Oggi è doloroso essere qui sul posto di tutta questa neve, quindi ci concentriamo soltanto su di loro, cercando di non pensare ad altro, anche se è impossibile non pensare al processo, è impossibile non avere la paura di quel processo che vede tante figure delle istituzioni, quelle istituzioni che oggi ci sono amiche, ma allora c'erano veramente nemiche, perché se no non potevano far morire 29 persone così. Ecco, la domanda è perché? Cioè, qualcuno la mattina si sveglia e fa gli stessi nostri pensieri, se avessi fatto questo, se avessi fatto quest'altro. Cioè, noi ce l'abbiamo questo da dentro, tutte le mattine ci svegliamo a pensiero, se sto facendo bene il mio lavoro, se sto facendo bene il padre. È brutto ricordarlo in questa maniera ai nostri cari. Cosa ha imparato l'Abruzzo da questa vicenda? Penso non solo l'Abruzzo, questa è una vicenda che ha colpito l'Italia e il mondo intero, tanto è stata unica ed eccezionale nelle sue dimensioni e nella sua tragicità, però sicuramente oggi è diventato quasi un luogo comune dire che non finisca come a Rigopiano, insomma si è incrementata un po' da tutte le parti la consapevolezza e l'attenzione sui temi della sicurezza e della prevenzione, questo sicuramente. La cerimonia ha preso il via intorno alle 15 con la fiaccolata davanti al totem dell'hotel. Successivamente è stato effettuato l'alzabandiera al suono del silenzio e sono stati deposti fiori e piante all'interno, ai piedi del totem. Poi la cerimonia si è spostata in quella che era l'area dove insisteva l'hotel Rigopiano. Lì è stata celebrata la messa da Don Luca e successivamente sono stati nominati i 29 angeli di Rigopiano con la deposizione di altrettante rose bianche all'interno appunto dell'area dell'hotel. E infine, il momento più toccante forse di tutta la cerimonia, il coro di Atri che ha intonato il Signore delle Cime mentre sono stati liberati in cielo 29 palloncini bianchi in ricordo dei 29 angeli di Rigopiano. Lei è la mamma di Emanuele Bonifazi? Come lo vive questo giorno del ricordo? Con il dolore che ci portiamo dentro da 5 anni. E oggi riviviamo tutti quei momenti di angoscia, di paura di quel giorno. E lei, signora, mamma di Cecilia Martella? Con dolore sicuramente, ma anche con tanta rabbia. Perché vedere adesso queste strade pulite? Vigili del fuoco, perché non l'hanno fatto 5 anni fa? Perché non hanno sentito il loro grido di aiuto?